Care ragazze e cari ragazzi, sono davvero lieta di darvi il benvenuto a nome mio personale e di tutta la comunità Sapienza Università di Roma, il più grande ateneo d'Europa. Con oltre 120.000 iscritti tra studentesse e studenti e circa 8.000 tra docenti, ricercatrici, ricercatore e personale tecnico-amministrativo bibliotecario, la Sapienza è una delle più importanti realtà universitarie in Italia e nel mondo, con 58 dipartimenti, 11 facoltà, aule didattiche e laboratori all'avanguardia, impianti sportivi, musei, sale lettura, biblioteche aperte H24, gli spazi all'aperto e luoghi di condivisione. Il tutto accolto nel più grande campus universitario cittadino e in alcuni edifici storici di Roma e di altre città del Lazio. Un'offerta didattica caratterizzata da circa 300 corsi di laurea, tra quelli triennali, magistrali, a ciclo unico, in lingua italiana e in lingua inglese, tra i quali, solo per citarne alcuni, quelli dedicati agli studi classici, per i quali Sapienza anche quest'anno ha confermato il proprio primato mondiale, e quelli in archeologia, fisica, diritto e studi storico-religiosi, che collocano il nostro ateneo tra le prime 50 migliori università nel mondo. In oltre 700 anni di storia, la Sapienza ha avuto il privilegio di ospitare alcune delle personalità più rilevanti nel panorama nazionale e internazionale del mondo, della cultura, delle scienze e delle arti in genere. Accanto a docenti illustri come Niccolò Copernico, Giuseppe Ungaretti e Stefano Rodotà, Sapienza annovera ben 8 premi Nobel, tra i quali Guglielmo Marconi per la fisica nel 1909, e Daniel Bové per la medicina e la fisiologia nel 1957 e Giorgio Parisi, l'ultimo, per la fisica nel 2021. Ad essi si aggiungono inoltre i numerosi alunni eccellenti, tra i quali mi fa piacere ricordare il politico e uno dei padri fondatori dell'Europa, Altiero Spinelli, la giurista Rosa Oliva, l'attore e regista romano Carlo Verdone, la campionessa olimpionica di vela Caterina Banti e il paleologo e divulgatore scientifico Alberto Angela, nonché donne e uomini che ricoprono attualmente alcune tra le più alte cariche istituzionali in Italia e in Europa, tra i quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Il futuro è passato qui. Questo è il motto della nostra Sapienza: custodire il passato, valorizzare il presente, ma soprattutto progettare e guardare al futuro. È per questo che da anni stiamo investendo risorse per promuovere la ricerca scientifica delle nostre ricercatrici e dei nostri ricercatori, per offrire proposte didattiche innovative che permettano alle nostre studentesse e ai nostri studenti di essere ancor più competitivi nel mondo del lavoro contemporaneo. E infine, per favorire lo sviluppo di una società più vicina alle persone, che sia equa, inclusiva e contro ogni forma di discriminazione. Care ragazze e cari ragazzi, la scelta che vi apprestate a prendere è senza dubbio uno dei momenti fondamentali nella vita di ogni persona, ma qualsiasi sia la vostra decisione sull'università da frequentare o sul corso di studi da intraprendere, è fondamentale che tali scelte vengano prese con serenità e nel rispetto delle proprie aspirazioni personali e professionali. È per questo infatti che Sapienza organizza numerose attività di orientamento anche nelle scuole e di tutorato durante l'intero percorso di studio, perché fare una scelta consapevole oggi significa innanzitutto essere protagonisti domani. Nel rivolgere quindi i miei migliori saluti a tutte e a tutti voi, auspico di potervi incontrare presto tra i viali del nostro studio Murbis, quali nuovi componenti della grande comunità Sapienza.